Here's a tale of a man, an American, with a bottle of soba in his hand, Big John. He's working the land, growing all that he can. He's a cowboy vegetarian, Big John. Siamo quattro soci, Alessandro, Daniele, Marco e Davide. E abbiamo sentito l'esigenza di unirci in questa esperienza portando le nostre quattro realtà professionali e unendole in un'unica struttura che poi è diventata appunto la nostra SRL, Zone Creative. Rapidamente possiamo dire Davide è un ingegnere informatico con la passione e l'abilità nella fotografia, Alessandro è fotografo puro, diciamo il vero fotografo di Zone Creative, io sono un po' il creativo e quindi sono la parte un pochino più legata alla progettazione, e Marco nasce come tecnico web e quindi ci supporta in tutta la parte di internet, multimedialità in genere, poi anche molto esperto nella parte audio e parte tecnica di questo tipo. Da quando siamo insieme, diciamo, abbiamo lavorato nell'ambito della multimedialità, della pubblicità, della comunicazione, e iStock Photo e Getty Images in genere sono un po' quello che è il nostro progetto principale attorno al quale ruota tutta la nostra attività. Beh, sicuramente già lo conoscevamo da un punto di vista professionale, perché creando siti, occupandoci di comunicazione e pubblicità, iStock Photo era nostro fornitore, acquistavamo le foto, i materiali, i contributi, quindi lo conoscevamo da un punto di vista professionale. La curiosità ovviamente ci ha portati a cercare di creare noi dei contributi da caricare per poter avere un riscontro anche per quanto riguarda l'altra facciata. Effettivamente è stato subito, da quel punto di vista, amore a prima vista. Io in prima persona metterei la libertà lavorativa, la libertà totale di poter gestire la propria attività è senza dubbio una delle ricchezze maggiori che offre un rapporto lavorativo di questo tipo. Secondo me un altro vantaggio è anche l'internazionalità del nostro progetto. I nostri prodotti vengono potenzialmente acquistati in tutto il mondo e la visibilità che abbiamo è espansa a mercati che non avremmo neanche immaginato di poter raggiungere. In primo luogo la progettazione e l'organizzazione si basano molto su quello che poi sarà la post-produzione, visto che noi post-produciamo pesantemente i nostri contenuti, che siano le foto, come quando abbiamo iniziato, o come da ormai un anno e mezzo a questa parte, anche e soprattutto il video. Diciamo la parola chiave attorno alla quale ruota un po' tutto nel mondo della fotografia, dei contributi d'archivio, è la competitività. Essere competitivi rispetto a tutti gli altri contributori per noi è un po' la chiave. Personalmente direi il motivo principale per cui abbiamo optato per una fusione è proprio quello di garantire al mercato un prodotto più complesso e comunque competitivo. Un tipo di soggetto che per noi è sicuramente interessante è chi sa fare cose particolari. Noi cerchiamo molto più che il bel viso, magari la persona che è bravissima nel parkour, piuttosto che il ragazzo che fa basket freestyle, come uno degli ultimi video che abbiamo prodotto. Insomma, noi puntiamo molto sulle capacità delle persone e soprattutto sul fatto che molte persone che ci stanno attorno sanno fare cose che poi noi riteniamo interessanti. Beh, diciamo sicuramente nel nostro percorso lavorativo un momento importantissimo è stato quando iStock Photo ha dato vita alla Vetta Collection, ovvero una collezione che raccoglie una selezione delle immagini più creative, più particolari, più complesse, più importanti da un punto di vista economico, che quindi si rivolgono a un mercato con una clientela un pochino più importante. Posizionarci con un buon numero di immagini all'interno di questa collezione Vetta ci ha permesso e garantito una continuità a livello lavorativo. Un altro momento sicuramente importantissimo è stato la decisione di intraprendere lo sviluppo di contenuti per il video. Quindi noi
abbiamo sostanzialmente investito in attrezzature e in energie e in più prodotti promozionali per farci conoscere in questo mercato, nel contempo generando materiale per la vendita sullo stock per cercare di ammortizzare i propri costi. Sicuramente un consiglio che darei è essere curiosi rispetto a quello che ci circonda, perché le migliori idee che abbiamo avuto sono state probabilmente frutto di attenzione rispetto a quello che normalmente noi tendiamo a non considerare, semplicemente perché magari lo vediamo tutti i giorni, e quindi il mio consiglio personale è quello di essere curiosi e attenti. Io mi sentirei di dire anche cercare di restare aggiornati è un altro elemento importantissimo, navigare molto su internet, non avere paura di dedicare molto tempo della giornata alla propria formazione personale, così come la scuola, l'attività lavorativa deve essere una scuola anche nella parte professionale, nella parte futura della propria vita, insomma.